alle immagini che ci arrivano da Reggio Calabria, dove artisti e atleti paralimpici sono i protagonisti di una mostra speciale, la mostra Corpi a regola d'arte, che è stata inaugurata oggi. Grazie per averci seguito e buona serata. Sicuramente la medaglia è un culmine di un percorso, però è sicuramente un buon auspicio per Parigi e quindi mi piaceva raccontare questo anche sogno, che è quello dello sport. Un sogno che diventa realtà nei disegni della Scuola Romana del Fumetto, con gli atleti paralimpici, ritratti di corpi a regola d'arte al Museo di Reggio Calabria, casa dei bronzi di Riace a 50 anni dalla loro scoperta. Cosa significa essere qui oggi insieme ai bronzi di Riace? Una bella contrapposizione tra il canone di bellezza classico rispetto ai corpi degli atleti paralimpici può avere un grande impatto sociale. La cultura e lo sport sono due linguaggi universali e i bronzi di Riace ce lo ricordano ogni giorno, sono magnifici e regalano veramente emozioni inimmaginabili. L'idea è nata alle giornate paralimpiche nazionali volute fortemente dal nostro presidente Pancalli e così ci troviamo a mettere in evidenza la bellezza dei corpi a 360 gradi. La cosa più bella è il farci conoscere e quindi conoscere noi è pure un abbattimento di barriere che a volte mentalmente ci si creano.